Buongiorno ai nonni, alle persone anziane, ai nipotini, buongiorno a tutte le qualificazioni e segmentazioni nella realtà sociale e diciamo, di vita della nostra città. Questo è un messaggio che vale per l'ultimo dell'anno. L'ultimo dell'anno che cosa si fa? Si discute in famiglia per vedere quello che si è verificato, per vedere che cosa fare per un negoziato che vada con l'avventura per il prossimo anno. Certo, questo non è stato un anno facile per tutti. E quindi il mio primo messaggio di augurio alle persone che purtroppo non sono più cadute sotto i colpi feroci di questo virus che si è svegliato all'improvviso e che ha dato tante, tante gravità. All'Italia, a noi, all'Europa, al mondo intero. E poi alle famiglie che hanno avuto ancora vivono questo motivo disturbante per l'economia della realtà familiare, che ancora sono soggetti nella realtà della casa di persone che devono accudire e magari sono positivi e loro sono negativi, quindi questa controversia tra questo momento diciamo sanitariamente purtroppo difficile, loro continuano con queste cose. Voglio salutare tante le famiglie che mi hanno scritto, mi hanno telefonato, mi hanno chiesto aiuto, era giusto per intervenire quello che era possibile, però molto hanno fatto loro. E a voi dico forza, dimostrate grande volontà, così come ognuno di noi tocca dimostrare le sue tanta e volte generosità. Una generosità che ho scoperto il popolo per l'Italia ancora una volta essere eccellente. Oggi pomeriggio dobbiamo inaugurare la comunità Sant'Egidio, tante altre realtà associative della città di Benevento promuovono azioni a vantaggio delle persone che hanno maggiori sofferenze e maggiori difficoltà. E la stessa cosa vale anche per il comune, daremo, abbiamo già dato alcuni buoni per quanto riguarda la spesa, lo faremo per 400 unità familiari che avranno questo buono nel prossimo anno e come dire, si tenta di esprimere una vicinanza proprio perché sono mortificati da un momento difficile. E diciamo la verità, un momento difficile, l'economia è disastrata ed è disastroso per molti aspetti, quindi si fa fatica. Quando si accumula in termini di risparmio, quando una famiglia mette da parte quel poco che ha, evidentemente vuol dire che in quel momento c'è il rischio della insopportabilità del peso, della fatica, della realtà familiare. Il saluto di tutti questi. Facciamo anche uno slancio e un andare al di là di un fossato che quello ci varia dalla realtà di tutti i giorni. Faccio lui alla squadra di Benevento, siamo tutti quanti in posto, questa squadra, altri di me, io con loro, come me, così nella città, voglio dover sostenere la nostra squadra. Quindi vi auguro alla squadra, siamo in atto, speriamo di stare in atto, le stazioni sono eccellenti, però mi dispiace molto della malinconia di tanti tifosi che non possono partecipare alla domenica, i giorni che si gioca e andare allo stadio. E questo è un motivo di sconforto. Speriamo che il prossimo anno, quest'anima, si possa godere, su tutti i ragazzi della città, si possa godere della capacità, della grande maestria che stanno dimostrando sul piano calcistico, la redattore, la presidenza e i giocatori. Noi quest'anno ci siamo mossi un po' così. Io voglio dire a tutti quelli che vedo in giro, alcuni che hanno soltanto interesse in dare una stella, fare il sindaco, tutti assieme, non dicono perché voglio fare il sindaco. Io dico perché ho fatto quello che ho fatto come sindaco, ma era mio dover farlo, non bisogna ringraziarmi per questo. Noi abbiamo dato le mascherine a tutti quanti in Italia, nessuna città ha dato le mascherine a tutti i componenti della propria comunità. Abbiamo dato mascherine a tutti, voi lo sapete, mascherine a tutti. Abbiamo fatto una serie di tamponi gratis per tutti, per migliaia di famiglie, per migliaia di persone. Negli ultimi tempi stiamo dando i salvini a migliaia di famiglie, perché è giusto ed è una sorta di salvavita per quanto riguarda l'economia domestica della propria realtà, quindi del vecchietto, magari il nipote, il nonno, il zio, a misurarsi in quello che dà una pressione di natura diciamo, di salute, di possibilità di poter di una respirazione che sia più efficace di quella dello stesso terreno degli asanci. Insomma abbiamo creato le condizioni diciamo, per le quali la mia comunità, questo è stato sempre il mio obiettivo, fosse al riparo dall'assalto di natura virale. E su questo noi faremo anche, devo dire, a gennaio faremo nuovi per 2500 tamponi per persone che vanno dai 70 anni a salire, cioè nel senso che
sarà un modo per far sì che insomma, la gente sia salvaguardata e nessuno abbia rimorso, io stesso abbia rimorso per quello che si poteva fare e che è stato fatto. E poi dovete fare il vaccino, consiglio a tutti, fate il vaccino, vi scongiuro, fate il vaccino quando saranno le opportunità, quando il governo destinerà a noi le migliori dosi che invece altri paesi ci hanno avuto, che molti stanno avendo, prima anche noi, di fare il vaccino, che è l'unico modo per evitare che ci sia questa turbativa della vita di tutti i giorni. E io sono contrario all'AX, forse per me farei anche la vaccinazione obbligatoria, se mi dà ragione che mentre solo vuol morire in pace c'è il diritto soggettivo, in questo caso c'è il diritto che vale anche rispetto agli altri, che una persona che contagia che è un problema alla comunità. E la sofferenza, vedete, quando c'è sofferenza sanitaria c'è anche la sofferenza economica, per cui dobbiamo ripristinare il vaccino per aiutare l'economia, perché altrimenti l'economia non risale in quota, come in realtà non è in quota solamente oggi, problema generale. Vedo che sono commercianti alti che giustamente si lamentano e invocano dei ristori da parte del governo che giusto vengono dati, ma il problema è soltanto per me. Se pensate che sono cadute sul combattimento delle prestazioni giornaliere 302.000 aziende di piccolo commercio dell'artigianato, per dire com'è rilevante, non è soltanto per me perché si apre o non si apre la strada principale del corso, assolutamente no, cioè l'economia da questo punto di vista è disfatta e in disfacimento e bisogna invece recuperare questo punto di vista. Fare altre cose nella nuova annata che noi guardiamo con interesse diverso, anche per scaramanzia, il 2020 non ha portato bene il nostro paese, non ha portato bene al mondo questo 2020-2020, fare male la sanificazione di scuola, non c'è il nostro, sanificazione delle ulteriori mascherine ai bambini, agli altri, quelli che ce lo chiederanno, per tenere conto alle esigenze le più vitali per rendere le relazioni tra noi più coperte a riparo da questa invasività del virus che ancora rimane tra di noi. C'è stata poi anche una polemica su di me. Io seguo sempre, diciamo, Gimbe, che è una fonte accreditata per quanto attiene alla presenza virale nelle varie realtà provinciali italiane. Ebbene, c'è stato un periodo in cui noi siamo saliti in quota notevolmente, eravamo la provincia, costante in data assoluta, allora ci caratterizza come inferiore agli altri, però più cresciuto in quota. Oggi nel terzo invece stiamo scendendo notevolmente, siamo scesi notevolmente. Però guardate, ha fatto più morti il virus nel periodo della seconda vicenda, la seconda ondata, quando si stava prima. La virus sta in tutta la provincia, quindi sei morto, ora siamo a 160. Tanti la città anche di Benevento, e me allora va. La mia solidarietà umana, cristiana, e bisogna fare di più, molto molto di più. Allora, a questo punto di vista dobbiamo determinarci e aspettarci come cura, non come palliativo, come cura il vaccino come tale. È un po' strana la cosa, i paesi che vorrebbero il vaccino non ce l'hanno. Noi dobbiamo studiare il vaccino, molti non si fanno il vaccino, anche i medici. I medici purtroppo non possono fare i medici se non si fanno il vaccino loro. Cioè sarebbe una cosa ingiusta. E parlando dei medici voglio ringraziare per quello che hanno fatto, tutti i due ospedali, i medici che lavorano all'ospedale, tra Bene Fratelli e al San Pio, il personale infermieristico, tutti coloro i quali da quelli della dirigenza di ospedale, tutti quelli, così come i medici di base, tutti quelli che hanno incoraggiato, dato una mano a superare queste difficoltà incredibili. E alcuni e molti loro sono stati certamente generosi, compensando soltanto un problema di coscienza, così come credo possa essere ringraziato a me per quello che hanno fatto per la nostra comunità. Ora, il destino nostro, i prossimi anni, qui ci sarà anche la scadenza nuova, come sindaco di Europa, è quello di fare. Faremo una serie di cose, pensate ad esempio, guardiamo qua al bello, perché è giusto guardare anche così di bello, e una delle cose più belle che verrà il prossimo anno sarà il ripristino del teatro comunale. Vi ricordate quelli più anziani come ricorderanno il teatro comunale, che era una bellissima realtà. In disfacimento totale, noi lo ripristineremo e a maggio riapriremo il teatro comunale, così come faremo tante altre cose, dalla stazione che sarà rivista completamente, dalla fermata che sapete ci sarà per quanto riguarda i treni che vanno verso Napoli, verso Roma, verso Bari, avremo quasi ogni ora un'alta velocità, in un'ora e 30 si arriverà a Roma e in 35 minuti si arriverà a Napoli, un po' non so quando, ma un'oretta si arriva fino a là. Insomma la città è in movimento. È una città che in momento che viene censita, perché in momento appunto, tanto è vero che sono 24 ore, formiamo la Pisanica, città italiana, noi siamo cresciuti in qualità della vita in maniera enorme,
così come altri ci hanno portato ad essere al primo posto nel sud o al primo posto nell'Italia di vario genere, e da questo punto di vista però nella qualità della vita rimane un piccolo infarto che dobbiamo tentare di eliminare. Qual è l'infarto? Quello del polvere sottile. Allora vi prego, calate un poco la temperatura delle vostre case, dico ai condomini con i quali hanno visto i condomini, iniziate a pensare utilizzando l'ecobonus a fare in modo che le caldaie non siano quelle vecchie di un tempo, perché quello crea problemi, problemi di bambini e quanti altri. Nessuno sa, ma vedete, tra la città dove si consumano di più i farmaci per quanto riguarda le cose, problemi asmatici, problemi di natura bronchiale. Io ne soffro, quindi so di questo, e mi ha, diciamo, non tranquillizzato il fatto che nella mia città ci siano tanti in sofferenza per queste ragioni. Di qua non voglio che il picco possa capitare con le polvere sottili che ci sono, con l'arrivo dell'influenza, spero che siano fatti la vaccina influenzale. Consiglio a tutti, a quelli più anziani, ma anche ai bambini, a tutti, di fare il vaccino contro la polmonite, perché questo ci mette ulteriormente a riparo dal virus che serpeggia, non è mai andato via da noi. Noi siamo calati, ma noi siamo passi il virus, quindi una malattia che poi rimane tra di noi, e speriamo che sia eliminata nel prosieguo, nel corso del tempo che verrà. Ecco, vi auguro, detto queste cose, auguro a tutti una buona vita, dei pensieri a tutti quanti voi, spero recuperiamo tutti quel senso di serenità che abbiamo perso, questa smagliatura del modo di relazione tra noi che abbiamo perso e stanno facendo, e noi stanno facendo quel cantare il mio amico Baglioni, dobbiamo recuperare questa speranza nel futuro, questa certezza nel futuro, dobbiamo recuperare le energie per essere in un momento che, come sarà il 2021, un anno decisivo per l'economia, un anno decisivo per le risorse del paese, un anno decisivo per noi. Nella storia ci sono momenti particolari, cui si cade e si risale. Siamo caduti in maniera quasi irreparabile nel 2020, dobbiamo recuperare e spingerci in avanti, tutti quanti insieme con grande solidarietà. Il giorno che sogno l'impresa, vedete quando sarà, per me sarà bellissimo da questo punto di vista. Sogno e quando sarà terminata questa via crucis drammatica, di fare una grande catena, ci daremo tutti quanti una mano, staremo dall'ospedale all'altro ospedale, da una contrada all'altra contrada, tutti tenendoci per mano, avendo recuperato il senso di solidarietà e di compattezza tra noi, il senso dell'essere abitanti della splendida città di Benevento, che oggi è una città attenzionata in Italia, non soltanto in Italia ma anche nel mondo intero, per una sua riconoscibilità. Quando sono arrivato qua vi assicuro una cosa triste, 142.000 debiti, cose stranissime, quelle che ho trovato. Oggi possiamo dire che siamo sulla via giusta, sulla via per la quale c'è possibilità di guardare anche quelli che sono i bordi della strada, quelli che hanno sofferenza, quelli che hanno difficoltà, quelli che hanno bisogno, e come comunque siamo posti in questa condizione di dare una risposta al bisogno così marcato, a volte così scoperto. Penso ai ragazzi, alle persone di non libertà, penso a quelli di Capodimonte, penso un po' a tutti, penso a coloro i quali sono stati in grande sofferenza, in drammatica sofferenza. Per loro il mio conforto sarà tutto di umano, dico a tutti quelli che mi scrivono, mi mandano messaggi, mi telefonano di notte, continuano a farlo. Se ho scelto di fare il sindaco per questo, qualcuno dice sindaco sì, mi scomodiamo, no, se non volete essere scomodato faccio il sindaco, quindi potete chiamarmi tranquillamente quando volete, cioè se mi chiamate in orario un po' meno diciamo notturno va bene, però se invece necessità per una vita di notturno svegliato non abbiamo nessun problema, andiamo avanti con grande dinamismo, con grande volontà, con grande curiosità tra di noi e con grande senso di responsabilità. Ci attende un 2021 che sarà molto molto diverso di certo da quello che è stato questo terribile, crepuscolare, drammatico 2020. Buon anno a tutti, buona vita a tutti e ben pensieri a tutti quanti. Grazie, amiche.